Allora, tre domande a Lorenzo Zazzari, agente olimpico, artista come Zazzart e oggi aiutante. Lello Esposito. Ok, allora ti volevo fare una piccola domanda legata al tuo sogno di fare artista. Prima abbiamo parlato di coniugare arte e sport. C'è una cosa che coniuga arte e sport, no? Disegnare le medaglie olimpiche, disegnare il logo olimpico. L'Italia ogni tanto qualcosa organizza. Ti piacerebbe fare una cosa del genere? Sì, assolutamente. Tra l'altro la Federazione Italiana Nuoto mi ha più volte comunicato l'intenzione di voler cercare di realizzare una mia mostra parallela agli Europei di Roma 2022 della prossima estate e quindi riuscire a trovare un ponte tra il mio essere atleta, essere nuotatore e l'arte sarebbe veramente qualcosa di bellissimo che spero e voglio realizzare nei prossimi anni. Ok, seconda domanda veloce. Napoli 2 anni fa ha organizzato le Universiadi, in 3 anni ha organizzato 2 volte la ISL. Pensi che possa essere matura per poter organizzare, che ne so, Coppa del Mondo, Europei? Sì, secondo me sì, è una città, scusate, che si dà molto da fare, piano piano sta diventando sempre più un polo di attrazione, ci sono anche i circoli canottieri anieni, che è una squadra, una società molto prestigiosa, e poi c'è questa meravigliosa piscina della Scandone che, come hai detto tu, per le Universiadi del 2019 è stata ristrutturata e è diventato un impianto molto molto bello e che infatti oggi ospita la ISL, quindi una delle principali competizioni a livello mondiale. Ok, faccio un'ultima domanda, andiamo sul nuoto. Europei 2022, ho visto che sei molto medagliato a livello di staffetta, hai vinto però quest'anno il tuo primo titolo assoluto nei 50 stile libero, sei un argento olimpico, cosa sogni per Roma? Come ho già detto ai microfoni della RAI, principalmente in questo quadriennio ho vinto tante medaglie internazionali in staffetta, un titolo italiano individuale nei 50 stile, ma ne vinsi già altri due nel 2017 e 2018 in vasca corta. E come ho già detto, io ora punto a realizzarmi anche a livello individuale, quindi se in staffetta ho già vinto molto, mi mancano i sigilli a livello individuale e cercherò di raggiungerli negli anni a venire. Oh, l'ultimissima, dai, forse perché mi hai fatto venire in mente una cosa molto importante. Vasca lunga o vasca corta? Cioè, che differenza prova un nuotatore tra le due gare? Allora, vasca corta è una vasca più tecnica, quindi essendo corta incidono di più partenza, virata, subacquea, è una vasca che richiede maggiore esplosività e potenza fisica, quindi non è adatta a tutti. La vasca lunga è la vasca olimpica, olimpionica, quindi dove vengono affrontate le maggiori competizioni, ed è una vasca che ti permette di avere una progressione più importante ed emergono gli atleti in cui magari fanno fatica nei particolari tecnici come virata, partenza e Quindi quale ti dà più, cioè quale ti piace di più, cioè qual è la vasca che se vinci dici a cavolo? subacqueo. Assolutamente la vasca lunga perché è la vasca dove vengono nuotate le Olimpiadi, quindi se un nuotatore ambisce alla medaglia olimpica deve necessariamente essere forte in vasca lunga. Però non disdegno nemmeno la vasca corta perché è una vasca molto divertente. E è una vasca in cui comunque vengono disputati europei e mondiali, quindi e la ISL di adesso a Napoli, quindi è sicuramente mi piacciono tutte e due. 4% l'anno prossimo, cosa pensi? Europei mondiali, doppio oro oppure oro europei si potrebbe pensare una tolta una medaglia mondiale? È dura perché ci sono tante nazionali forti, Stati Uniti, Russia, Australia, Inghilterra, Brasile, quindi noi quest'anno abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale che è entrato nei libri di storia. Vediamo, il gruppo è forte, siamo giovani, siamo ambiziosi e sicuramente il nostro sogno sarebbe quello di portare a casa un titolo per l'Italia. Non so se agli europei, se ai mondiali o se alle prossime Olimpiadi, ma ci proveremo. Ok, quale cibo napoletano ti sta piacendo di più? L'ho fatta a Dresser sta domanda, l'ho fatta a Sì. Coleman Stewart, tocca anche a te. Vabbè, la pizza napoletana, qualcosa. L'unica pizza in cui io non lascio le croste. Perché io quando mangio la pizza lascio il contorno, qui non ce la faccio, Posso dire mangio tutto. una cosa? Che cosa brutta che fa? Lo so, però a Napoli non la faccio. Ma è tipo margherita oppure tipo altri tipi di pizza prima? No, margherita di bufala è la mia preferita, e poi mi piace tanto anche la nuvolina e la sfoglia riccia. Ok, quando tipo ti alleni, l'ultimissima, veramente stavolta, c'è sempre quel fatto là come si chiama? Quando tu ti alleni, mangi tipo sano,
e poi ti concedi uno. Sì, qualche vizietto, diciamo. Qualche vizietto, una settimana come fa mio fratello, oppure. No, noi nuotatori siamo abbastanza liberi, per fortuna, da un punto di vista alimentare, perché consumiamo veramente tantissime calorie al giorno. Quindi sicuramente seguiamo una dieta ricca di elementi che ci servono per rendere al massimo durante i nostri allenamenti, quindi carboidrati, proteine, sali minerali, è importantissima anche l'integrazione. Però ogni tanto un lusso, un vizzettino ci è concesso. Io poi sono un amante dei dolci, quindi ogni tanto faccio fatica a resistere. Beh, grazie mille. A voi. Go, go!